Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Siamo arrivati quasi ormai alla fine del grande discorso di Cafarnao. Gesù continua a ribadire e ad approfondire la sua rivelazione su lui come pane di vita. Ecco, e sul suo corpo, la sua carne, usa proprio la parola fisica per indicare proprio la carne e il sangue, la sua persona fisica come cibo per la vita del mondo. E allora, ancora una volta, le difficoltà nel credere. I giudei, questi capi del popolo, si chiedono come può costui darci la sua carne da mangiare. Certo, se ti fermi all'aspetto fisico diventa orrendo da pensare e impossibile, ma Gesù non arretra di un millimetro, perché Gesù chiede fiducia sulla sua rivelazione. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. La mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Cioè, dentro l'Eucaristia c'è il suo dono di vita, c'è il dono di se stesso come amore, come vita del Padre, e chi mangia lui rimane in lui, rimane nel Padre, cioè entra dentro il mistero di Dio. Lui, dice Gesù, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, cioè vivo grazie al Padre, così chi mangia di me vivrà grazie a me. Grazie a Gesù, no, grazie all'Eucaristia, ai sacramenti del battesimo e poi all'Eucaristia, noi abbiamo la vita di Dio in noi, quella che il Catechismo chiama la grazia, la vita di Dio in noi, questa vita eterna che ci viene donata. E come noi dobbiamo alimentare il nostro corpo con il cibo materiale, così dobbiamo alimentare la vita di Dio in noi con il cibo dell'Eucaristia. Questo pane del cammino che viene oggi anche sottolineato nella prima lettura del libro dei Proverbi, dove la sapienza invita al suo banchetto, è il cibo per il viaggio della vita. Quando saremo in paradiso non avremo più bisogno dell'Eucaristia, ma adesso sì, abbiamo tanto bisogno del dono di Gesù che ci sostiene nella fede, che ci fa sperimentare il suo amore, che ci fa guardare avanti, che ci fa affrontare anche la morte con fiducia, con serenità. Perché? Perché Lui è la fonte della nostra vita, perché Lui ci introduce nel cuore del Padre. Allora la sfida è quella di accogliere questa rivelazione e di preparare il cuore, perché l'Eucaristia, questo corpo dato, questo sangue sparso, questo amore rivelato, davvero sostengano e trasformino la nostra vita.
Non siamo noi che trasformiamo il cibo, come succede nel cibo materiale, in noi stessi, dice Agostino, dicono i padri della Chiesa, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in ciò che riceviamo, cioè ci trasforma nel corpo di Cristo. E questo è il meraviglioso mistero, la meravigliosa rivelazione che Gesù ci fa a Cafarno. La accoglieremo, la accoglieranno. Tanta gente si sta allontanando dall'Eucaristia perché non ne ha ancora percepito tutta la forza e la bellezza. Chiediamo al Signore che ci faccia rinnamorare dell'Eucaristia, che è Lui che si dona, è Lui che ci dona la vita eterna.